Ciao a tutte e a tutti. Innanzitutto un enorme ringraziamento perché siete stati la mia forza in questi mesi e lo siete tutt'oggi. Io adesso purtroppo sono ancora qui in Ungheria, sono agli arresti domiciliari, devo indossare questo braccialetto elettronico e il processo contro di me va avanti e rischio 24 anni di carcere, per cui direi che la mia battaglia non è assolutamente finita. Il pozzo ha cambiato forma, ma io sono ancora lì dentro. Sono candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra, anche se in realtà io non sono una politica di professione. Io ho sempre fatto politica in altri contesti, dal basso, io sono un'insegnante precaria, come tutti sapete sono antifascista. E nell'ultimo anno e mezzo, purtroppo, questa vicenda dell'arresto ha sconvolto completamente la mia vita. E infatti è anche a partire da questo che ho deciso di candidarmi, perché vorrei che tutte le persone che si trovano in Europa a sopportare situazioni di ingiustizia di questo tipo non siano lasciate da sole. Ho intenzione di battermi anche per il diritto a un'istruzione di qualità, per cambiare radicalmente le condizioni materiali di vita e per contrastare le destre radicali e le loro politiche discriminatorie. E avendolo provato sulla mia pelle, vorrei che fosse la solidarietà e non la paura il faro che guida l'Europa. E spero di abbracciarvi il prima possibile in Italia. Ciao a tutti!